Il bosco cittadino cresce. Questa mattina decine di volontari si sono riuniti al Parco Ovest a ridosso della circonvallazione per piantumare oltre 1000 alberi donati da Timberland a Legambiente. Il progetto era iniziato l'anno scorso, quando l'associazione ambientalista, in collaborazione con il comune di Bergamo, aveva scelto il parco per creare una vasta area verde popolata di piante e arbusti autoctoni. Quest'anno si è scelto di disporre in modo meno lineare i fusti e di stanziarli maggiormente rispetto al 2011, quando erano stati piantumati ad 1,5 metri tra loro. L'obiettivo è dar loro agio nello sviluppo e una più alta possibilità di sopravvivenza. Vengono piantate specie autoctone perché ormai è riconosciuto che sono più adatte ai nostri terreni, ai nostri climi, al nostro clima, e perché danno delle fioriture e dei frutti apprezzati sia dall'uomo che dagli animali. Siamo riusciti a ottenere delle distanze maggiori tra gli alberi in modo che possano crescere fra 5, 10 e 20 anni più liberamente e avere quindi un maggior attecchimento, un maggior successo. Un totale di 4.000 alberi piantumati in 2 anni, a coprire un'area di 2 ettari. Dopo il Parco della Trucca, Bergamo ha un altro polmone verde. Oggi attraverso questo intervento andiamo a mettere 1000 nuove piante perché si crei sempre di più questo bosco, ma soprattutto il significato di oggi lo possiamo vedere anche nella creazione di un filtro ambientale, un filtro, una barriera verde alla circonvallazione, quindi un intervento che fa diventare sempre di più la nostra città una città verde, una città a misura di uomo. Quindi già dallo scorso anno, ma quest'anno ancora di più, questa area che è a 2 passi dal centro è fruibile e vivibile anche dagli abitanti del quartiere.